Ciao a tutte ragazze e ragazzi di YouTube, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Miriam e su questo canale si parla di beauty, makeup, skincare ed altri temi. La roba è più veloce. Allora, oggi mi vedete già truccata, però in realtà andremo a provare il fondotinta di Catrice All Matte Plus Shine Control Makeup, che dice di durare 18 ore, è un fondotinta matte e oil free. Ok, sono 30 ml di prodotto e noi lo andiamo a provare in questo video e poi vedrete le considerazioni finali, quindi giustare a fine video. Prima di iniziare con il video, se non sei ancora iscritto al canale, clicca il tastino qui sotto, iscriviti al canale, oppure puoi accendere anche la campanella delle notifiche e saprai ogni qualvolta che pubblicherò un nuovo video. E qui sopra ti lascio il mio account Instagram, se vuoi puoi seguirmi anche lì. Io vi lascio il video e spero che vi piaccia e un bacione. Allora, iniziamo subito con questo video, con questo fondotinta che è stata effettivamente una scoperta, perché io avrei dato qualsiasi cosa per dire che non mi sarebbe stato mai bene, perché è un fondotinta trovato di Catrice All Matte Plus All Matte Plus Shine Control Makeup Last Up 18 Hours Mattifying Oil Free. Siccome un po' che lo sto provando, adesso vediamo l'application e poi vi dico tutte le considerazioni. Il colore che ho io, Camouflage Effect, è il numero 15 Vanilla Beige. Io avrei dato qualsiasi cosa per questo colore, che non mi sarebbe mai stato, perché l'ha trovato mia madre in una rivista. Io ho detto, ma va, figurati, sarà troppo scuro. Invece, allora, non è proprio la mia carnagione, perché lo sappiamo ormai, insomma, io ho il muro amici decolore. Però, adesso vediamo. Non è che proprio sta malissimo. Questa è la consistenza, vedete com'è, proprio solido, non si sposta, sta così e non si muove. E io lo vado a mettere con la spugnettina, queste qui le ho prese su Amazon e sono troppo morbide, e le aveva consigliate Cheryl Pandemonium in un video. Allora, vedete che non è proprio malaccio, come colore, è abbastanza chiaro, perché poi è sfumato. Adesso vado a fare solo questo lato qua, così capiamo praticamente la coprenza. Allora, non è il fondotinta più coprente che abbia mai visto, neanche però è malissimo, è abbastanza light come coprenza. La cosa molto strana è che questo fondotinta si definisce ultra matte, però in realtà steso su non è che ha proprio tutta questa cioè questo, diciamo, come dire, questo finish matte, anzi sembra quasi un fondotinta di quelli idratanti. Allora, questa è la coprenza, magari mi avvicino un tantinello. Allora, questa qui è la coprenza, ok, però vedete che non è proprio super coprente, ma tipo nella maniera più assoluta. Ossida leggermente quando è sul viso, però veramente molto poco, perché come vedete io sono un cadavere. E questo qui comunque il colore non è malaccio, non è super coprente, vedete che si vedono ancora brufolini vari, soprattutto qui e un pochettino qui sopra, però comunque uniforma abbastanza. Adesso io non gli darei un voto pienissimo, perché comunque ho visto dei fondotinta molto più belli di questi qua. Ormai per me sono unforgettable, lo scary list di Nabla, che è tipo fra le cose più belle che abbiamo mai visto. Qua manca qualcosa. Vado un attimo indietro perché mi sento a disagio così vicino.
E niente, insomma, pensavo, cioè per essere una cosa che ho trovato un po' lì così, pensavo sinceramente che non mi sarebbe manco stato bene il colore. E invece, a quanto pare, il colore va, non è malaccio, solo che ne serve un bel po', perché vedete tutto quello che io avevo messo sulla mano, cioè praticamente ci ho fatto solo metà faccia, cioè dovrei fare l'altra metà, non fa cose particolari, anzi, adesso poi sai che facciamo. Adesso finisco di truccarmi e poi arrivo con il video consideration. Ok, prima di andare a mettere altri correttori, cose varie ed eventuali, questo è l'effetto solo fondotinta. Vedete, non c'è neanche uno stacco di colore. Cioè comunque molto simile, cioè si è fuso molto bene al mio colore bianco pallido. E questo è il 015, sarà uno dei più chiari. Quindi niente, adesso vado a finire tutto e poi torno. Allora, questo è l'effetto di tutta la base, quindi con contouring. Leggerissimo, un po' di blush, un po' di illuminante con il fondotinta di Catrice. Consideration: dura fino effettivamente 18 ore? Allora, sì, effettivamente dura tanto. Io lo noto soprattutto quando mi alleno, che alcune volte non mi strucco quando mi alleno, magari mi trucco poco. E poi, essendo che io sono già in palestra, mi alleno direttamente, e quindi vedo che comunque anche sudando, poi quando mi vado a struccare, che tolgo tutto, il fondotinta comunque sembra che stia ancora su perché i dischetti mi escono fuori marroni, quindi probabilmente sì. Unica cosa, potrebbe tendere a seccare leggermente le persone magari che hanno già la pelle secca, perché io noto sulla mia che non è una pelle secca ma è un po' mista. Noto ogni tanto rughettine, soprattutto tipo rughettine di espressione, queste cose qua. Tipo adesso per il momento no, è completamente piallato, però ecco qui vedo già il comparire di una piccolissima rughetta che voi da lì non vedete. Una cosa poi che non mi piace tantissimo è che un pochettino accentua le pellicine, quindi dove magari avete dei brufolini oppure delle pellicine sembra che faccia un effetto tipo polveroso, ecco. Mascherina, sta dannata mascherina, vabbè, vabbè che all'aperto non si mette più, al chiuso si mette ancora. E chiaramente una persona se lavora, se va a scuola, deve portarla. Quindi non è no transfer mascherina. Quindi comunque se avete sulla mascherina, poi la togliete, cioè avete la stampa del fondotinta. Mi stanno trapanando di fianco. Avete comunque la stampa del fondotinta non esageratissima, perché dipende pure da che mascherina utilizzate, però tipo io che ho l'FFP2, cioè tipo qui e un po' sugli angoli di base dove mi poggia la mascherina sul viso, chiaramente ho dei segnetti, ho del colore, ecco. Niente, però tutto sommato non mi sento proprio di dargli una bocciatura, perché è anche un fondotinta molto low cost, ecco. Aspetta, cerchiamo un attimo quanto costa, perché il prezzo su Amazon è di 7,50 euro, esatto. 7,50 euro. Tra l'altro, però, vedi, le colorazioni non sono tantissime, mi sembra di capire. Incredibile che io ci abbia azzeccato, cioè che questa vanilla beige sia azzeccata a me, perché cioè è veramente raro che riesca ad azzeccare un colore, però ecco, come vedo da altre recensioni, il fondotinta semi matte, esatto, è molto più giusto dire. Quando hanno finito a martellarmi nel cervello, è più giusto dire semi matte, perché non è proprio una coprenza super super matte, cioè rimane un velino quasi idratante, cioè non è proprio quel super matte, non so come spiegare. Però sì, secondo me è più giusto dire semi matte. Il prezzo è molto basso, 7,50 euro, la gamma colori non è
vastissima, però come potete vedere questo vanilla beige sta bene anche alle persone molto chiare come me. Niente, però una cosa che effettivamente è vera 100% è la durata. Comunque, alla fine di tutto questo, cioè io, cioè, mi sento di promuoverlo perché c'è un fondotinta che costa così poco, 7 euro, e comunque ha un bel finish, dura tanto, mi si è azzeccato anche il colore, non si sa come. Quindi se volete provarlo, questo qui è di Catrice. Niente amici, io spero che questo video vi sia stato utile. Fatemi un pollicione in su se vi è piaciuto questo video e io vi lascio ai prossimi video. Vi mando un bacione e alla prossima, ciao!